Buonasera, buonasera a tutti e a chi è presente qui questa sera, a chi ci segue da remoto. E apriamo con questo incontro questa sera questo, come dire, questo percorso che noi vogliamo compiere dedicando finalmente alla tragedia greca, con una chiave di lettura molto particolare, che è quella appunto di seguire quattro tragedie attraverso i cori che sono in queste quattro tragedie rappresentati tutti da personaggi femminili. Quindi questo doppio aspetto. Partire dai cori, perché come diremo proprio fra breve, il coro forse è l'aspetto più tipico della tragedia greca, quello che la differenzia anche dalle nostre rappresentazioni teatrali moderne. Questo incontro di questa sera è una sorta di incontro zero che ci serve per, come dire, comprendere un po' le dinamiche del teatro antico, come avvenivano le rappresentazioni, come si svolgeva una tragedia, insomma per avvicinarci a questo mondo in modo tale che poi quando parleremo delle nostre quattro tragedie sarà più facile muoversi dentro questo percorso. Io insomma è da parecchi anni che lavoro intorno a questo, lavoro soprattutto appunto con i ragazzi nelle classi, perché sono passato per un lungo periodo a Giulio Cesare, adesso sono agli Sponti, e quindi insomma ho sempre, come dire, rispiegandola di anno in anno, quello che colpisce è che la tragedia è sempre una carica di novità, di attualità potentissima. È un po' la sfida, no? Vedere che alla fine di questo percorso la penserete come la penso io, lo dichiaro subito, cioè la contemporaneità sfida l'antico e la tragedia risponde e dà risposte valide anche per noi. Allora, io ho preparato anche alcune slide perché vorrei focalizzarmi su alcuni punti fondamentali. E la prima cosa di cui vorrei parlare è il rapporto fondamentale tra il teatro e la polis. Noi non possiamo capire la tragedia al di fuori della polis, come in fondo non possiamo capire nulla dell'uomo greco al di fuori della polis. Se è vero, come è vero, quello che ci dice Aristotele quando dice che l'uomo è politikon zoon, no? È un essere vivente fatto per vivere nella polis. Questo politico è una traduzione moderna, sicuramente valida, ma le due parole insieme, è un essere vivente che vive in una dimensione che è quella della polis, no? E la polis, come sempre per la città antica, è tante cose contemporaneamente. È innanzitutto lo spazio topografico, no? Questo spazio topografico che è riconoscibile per alcuni luoghi, qui vedete l'Acropoli, ma poi sicuramente l'Agorà, ma poi sicuramente il luogo dove si riuniva l'Ecclesia, l'Assemblea, il ginnasio che era un luogo di formazione fisica ma anche di formazione complessiva dei giovani, e il teatro che è sicuramente uno dei luoghi identificativi dello spazio della città. Ma la polis è anche la cittadinanza che vive nella polis ed è anche polis tutto ciò che dentro la polis si manifesta. La città, intesa proprio nel suo insieme, è sicuramente un luogo educativo ed è anche un luogo identitario. È nella polis che il singolo acquista coscienza di sé e acquista capacità di relazione con gli altri. Il tutto in un clima di sostanziale omogeneità culturale che è garantito, ecco la prima parola tecnica a cui dobbiamo un po' avvicinarci, da una civiltà che possiamo definire tra l'oralità e la scrittura, che è stata definita oramai da anni come civiltà aurale. In sostanza noi apparteniamo alla cultura scritta, la nostra cultura arriva soprattutto tramite i libri, qui siamo in una libreria, l'emittente scrive un libro, noi leggiamo quel libro e il messaggio dell'emittente ci arriva attraverso la parola scritta. Nell'antichità più remota non era così, la comunicazione era orale, se io oggi parlassi a voi di Omero invece di parlarvi dei tragici, noi potremmo dire che i poemi epici per un lungo periodo di secoli vengono composti oralmente sul momento dall'emittente, cioè dall'aereo, e sicuramente vengono ricevuti oralmente attraverso l'ascolto anche dal pubblico, dal destinatario. La cultura aurale, che è quella che caratterizza la Grecia anche nel periodo di cui noi ci stiamo occupando, è quella in cui l'emittente, il poeta, dispone di un testo scritto.
ma i destinatari ricevono attraverso l'ascolto, attraverso lo spettacolo questo testo. Quindi è un testo che ha ancora un margine di cambiamento rispetto anche al rapporto, al feeling che si instaura con il pubblico. La oralità crea una sostanziale, proprio per lo scambio, no? Che è immediato rispetto, e che è fruito tutti insieme, crea un clima fondamentalmente di comunicazione intensa tra i destinatari. In questo contesto della città acquistano importanza le feste collettive, le feste che si situano sempre in ricorrenze religiose, queste nostre, quindi il nome di Omisos, se ne parleremo a lungo, e erano caratterizzate da una serie di attività ludiche, ma anche, e un altro aspetto importante per comprendere il teatro, da una serie di attività agonali. Per i greci tutto è gara. Se anche ripensate semplicemente all'Iliade, tutto è confronto tra, non semplicemente confronto di armi, ma confronto di mentalità, di pensieri. Il greco si contrappone e corrisponde sempre a un altro che ha di fronte. Non a caso, se chi se lo ricorda nei tempi del ginnasio, esiste un duale, no? Che è un caso tra singolare e plurale, perché appunto la dualità è un aspetto molto importante di questo progetto. Il teatro, dunque, è un momento fortissimo di cultura per la città, è un momento anche di autarchia, no? Perché la città lo concepisce attraverso gli autori che vivono ad Atene, la città lo organizza attraverso tutta l'organizzazione delle feste di cui ora parleremo, e la città lo fruisce, perché poi tutto il pubblico lo va a... No? Quindi dal produttore al consumatore tutto è gestito all'interno della città. Le grandi Dionisie, che sono appunto le grandi feste in onore del dio Dioniso, erano il momento di questa, di queste celebrazioni, ritornerò sulla parola, rappresentazioni, ed erano anche uno dei momenti fondamentali in cui Atene mostrava la propria superiorità non solo a se stessa, ma al resto della Grecia. Perché voi sapete che se noi ragioniamo sul V secolo, la Grecia aveva una forte coscienza del proprio essere Grecia come entità culturale, politicamente la Grecia non sarà mai un'entità unita, ma l'essere Ellenes era qualcosa che li caratterizzava rispetto ai popoli vicini. All'interno di questo, un ateniese sente di essere in qualche modo guida del cammino degli altri. E da questo punto di vista, ancora sono su questo punto, il teatro è molto interessante nel rapporto con la città, perché il teatro comprende un arco di tempo che rappresenta tutta la parabola della vicenda esemplare dell'Atene del V secolo, cioè di quell'Atene che noi definiamo l'Atene classica. Se voi pensate che Persiani di Esilo, il primo testo che abbiamo è del 472 a.C., e che Maratona, la grande vittoria degli Ogliti contro i Persiani, è del 490, Salamina, la vittoria della flotta contro la grande flotta delle Perse, è del 480. Le guerre persiane segnano l'inizio di questa escalation rapidissima di Atene. Se andiamo all'estremo opposto della parabola, Baccanti di Euripide, che è l'ultima tragedia che noi abbiamo, scritta nel 407, ma messa in scena nel 403 a.C., sono finite le date, nel 403 a.C., è un anno dopo la disfatta dei Cospotami, cioè la disfatta che segna il definitivo crollo di Atene rispetto alla potenza di Sparta. Quindi nel teatro attico del V secolo, attraverso Esilo, Sofocle e Euripide, che sono così proprio a scaletta di generazioni, noi riusciamo a seguire passo passo attraverso i testi l'ascesa, l'apogeo e il declino della democrazia ateniese, in quanto di paradigmatico questa democrazia ateniese voleva rappresentare. Paradigma è la grande parola usata da Tucidide nel suo epitaffio, nel suo testo di storia, l'epitaffio di Paradigma, modello per la Grecia. Ecco, Atene è il modello nel suo nascere, nel suo crescere, nel suo svilupparsi, nel suo dilaniarsi nei conflitti interni. Il teatro, dunque, proprio perché per questo che vi ho detto, essendo un veicolo potentissimo di comunicazione, di formazione del cittadino, rispetto al suo ambiente politico, cioè rispetto al suo vivere nella polis,
era fortemente controllato dallo Stato, fortemente controllato dalla città, che ne serviva proprio come momento politico, come momento di orientamento dell'opinione pubblica. Pensate che chi voleva mettere in scena una tragedia doveva andare dal conte eponimo, uno di quelli che governavano Atene, e prima di avere i soldi, il finanziamento per allestire il coro, cioè per mettere in scena la tragedia, doveva presentare un panoramico, più o meno dell'argomento che avrebbe trattato. E se l'arconte eponimo non lo approvava, non gli dava i soldi, e lui la tragedia non la metteva in scena. La città esercita un controllo molto forte, proprio perché sa che passa attraverso una comunicazione potente. Luciano Campora, che per i grecisti è uno di quei nomi per i quali si infila la testa quando uno pronuncia questo nome, dice che il teatro era proprio una paideia, un'educazione alla democrazia. Un'educazione, paideia è molto più di educazione, cioè formazione complessiva. Altro aspetto che non possiamo non tenere fondamentalmente presente sempre, qualsiasi cosa diciamo sulla tragedia, se noi andiamo a teatro, se noi adesso uscissimo di qui e potessimo andare all'Argentina, andremo a vedere uno spettacolo, fondamentalmente per divertirci, per distrarci, per cambiare le idee. No, per i greci andare a teatro era partecipare a un rito collettivo. Le rappresentazioni teatrali sono dentro le feste in onore del dio Dionisos, uno dei momenti per eccellenza religiosi della città. Andare al teatro e andare a un rito non è assistere a uno spettacolo, è partecipare al rito. E quindi, altro aspetto, il teatro aveva una sua valenza morale, religiosa, portava dei valori e dei contenuti etici molto forti. Pensate che nel teatro il posto d'onore non era riservato ai governanti della città, ma al sacerdote di Dionisos. Lui occupava la proedria, cioè il posto scelto. E nell'orchestra, cioè nello spazio dove il coro stava, c'era una tumelè, cioè un altare religioso, come se noi mettessimo un piccolo altare dedicato al culto del dio Dionisos, proprio a sottolineare questo aspetto. Ma vediamo molto rapidamente come erano organizzati questi spettacoli pratici. No? Le feste erano caratterizzate da questi agoni, appunto da queste gare, perché la prima cosa, l'arconte eponimo, vogliamo dire per capirci il sindaco della città, scusate la banalizzazione, ma almeno, appena assunta la carica, sceglieva tra i cittadini più ricchi o anche tra gli stranieri residenti in città, che pagavano a fior di soldi la loro possibilità di risiedere ad Atene, e sceglieva alcuni cittadini abbienti ai quali affidare la coreghia. La coreghia significa do i soldi perché si possa mettere in scena lo spettacolo, si possa allestire il coro. A quel punto, presentando, come vi dicevo, le proprie tracce di lavoro all'arconte eponimo, venivano scelti tre poeti. Ogni anno venivano scelti tre poeti che, appunto, sulla base di questo copione provvisorio, richiedevano il coro e il coro gli veniva assegnato. Ognuno di questi tre poeti era tenuto a mettere in scena una tetralogia, cioè tre tragedie e un dramma satiresco. Ora non entriamo nel merito di cos'è un dramma satiresco, un po' qualcosa che sta tra il tragico e il comico, le commedie, e che richiama questa parola importante, i satiri, quindi ci riportano prima a Creste, prima dei boschi, eccetera. Ogni tetralogia, il primo autore, cominciava la rappresentazione della sua tragedia di mattino e andava avanti con le sue tre tragedie, il suo dramma satiresco, fino a sera. Quindi gli ateniesi, tutti gli ateniesi, come vi dirò, stavano a teatro per l'intera giornata, perché era durante la festa, che era in periodo invernale, in modo tale che non ci fosse navigazione, che non ci fosse lavoro nei campi e che quindi tutti potessero partecipare. Lo stesso schema si riproduceva nel secondo giorno, lo stesso schema si riproduceva nel terzo giorno, quindi nel giro di tre giorni gli ateniesi vedevano 9 tragedie, 3 e 3 drammi satirici. Una buffata di tempo. E
nel quarto giorno, questo in realtà non periodo più tanto, ma insomma, nel quarto giorno invece erano previste le rappresentazioni delle commedie. Diversamente dalle tragedie, anche qui galleggiavano tre autori di commedie, ma ognuno di loro presentava un testo. Quindi in una giornata si vedeva la commedia dell'autore A, dell'autore B e dell'autore C. E dopo questi tre giorni di gara venivano attribuiti i premi. Veniva assegnato il miglior coro, il miglior attore e soprattutto il miglior poeta. In realtà non era come la giuria di Venezia o di Cana, era piuttosto casuale, venivano scelti dei cittadini, si votava con un'espressione. Non sempre l'assegnazione del premio è per noi indizio che quella tragedia fosse effettivamente la migliore dell'anno, no? Però ci sarà un caso, se Sofocle diceva quasi sempre che Euripide per il suo teatro un po' restringente non piaceva molto agli ateniesi, non lo premiavano quasi mai, ma di questo parte bene. Come vi dicevo, allo spettacolo la città voleva che assistesse, potere politico voleva che assistesse tutta la città, anche le donne, anche i bambini, anche gli stranieri, e pensate che qualora un cittadino fosse in condizioni economiche disagiate, tali da non potersi pagare il biglietto, era la città a finanziare il biglietto, lo pagava la città, proprio perché, per quello che dicevo all'inizio, si voleva che quello fosse davvero un momento di festa, di rito, di riflessione, di partecipazione. Dunque, insistiamo un attimo su questo tema della tragedia come rito collettivo. Perché parlo di rito collettivo? Qui dobbiamo compiere mentalmente, se fossimo gli atenesi del V secolo, un passaggio fondamentale, che è quello che Aristotele chiama mimesis, cioè imitazione della realtà, e che rende questo momento diverso dal tono diegetico, dal tono del racconto, dal diegeroma, il raccontare. L'epica, che è l'altro grande momento di formazione dell'uomo greco, l'Iliade, l'Odissea, sono diegetiche. Le vicende di Achille, di Ettore, di Agamennone, ci arrivano attraverso il racconto, il canto della Eco, che quindi, nel momento che ce lo racconta, ha già in qualche misura precostituito il giudizio. Tutti noi abbiamo detto Achille è forte, Maestro è più buono, chi ce l'ha detto? Ce l'ha detto l'Aedo stesso, per come ha impostato il suo racconto. No? Il grado di coinvolgimento dell'ascoltatore rispetto alla vicenda narrata è filtrato dalla figura dell'Aedo. Il teatro è mimesis. Le cose avvengono davanti ai miei occhi. Edipo si acceca davanti a me, Antigone e Creonte davanti a me discutono fino alla morte di Antigone ad opera di Creonte. Tutto avviene davanti ai miei occhi, come imitazione della realtà. E io sono talmente coinvolto che sono chiamato a esprimere immediatamente il mio giudizio, a prendere immediatamente una posizione. Sono coinvolto e come me chi mi siede accanto. Ma chi mi siede accanto magari è coinvolto in modo diverso da me. Ecco perché il teatro greco è polisemico, cioè è aperto a una pluralità di interpretazioni. E voi immaginate che cosa poteva significare per l'Atene del giorno dopo rincontrarsi nell'Agorà e scambiarsi le idee. No, a me è sembrato che avesse quella empatia che ciascuno aveva riversato rispetto a quello che vedeva rappresentato, che lo portava a una sua interpretazione, magari era la stessa, comunque era molto diversa da chi era seduto in altri sedili del teatro. E tutto questo appunto portava a un messaggio di un forte impatto, per quello che dice, ma di forte coinvolgimento con la vicenda che veniva e anche di apertura al dibattito, a possibili interpretazioni. Aristotele, che insomma quello che sa, intuì bene, con la parola fondamentale, che questa rappresentazione che avviene davanti agli occhi di tutti
determina un coinvolgimento emotivo, che lui chiamò catarsi, purificazione, liberazione, possibilità di tirare fuori. È incredibile come più di 25 secoli prima della psicanalisi, i greci avevano perfettamente compreso i meccanismi psicanalitici che poi Freud scoprirà nel 1900 e non a caso identificherà tante cose con il complesso di Eliezer. No? Allora, questo effetto liberatorio delle passioni umane, allora, nel momento che io, però i greci non erano in grado di razionalizzare le loro pulsioni interiori, per usare il termine moderno. Tant'è vero che, come ricordate tutti, all'inizio dell'Iliade, quando Achille sente l'impulso di uccidere Agamennone, Omero dice che vede la dea e lo afferrò per i capelli, no? Quello è il spirito di Pitolia, la spinta di Pitolia che lui trova dentro di sé. Però i greci sentivano che qualcosa veniva nelle loro intime, cioè questo è il Dio che mi ha detto, no? Allora, vedere rappresentata di fronte a me una scena in cui per una serie di vicende si determinano passioni, impulsi, spinte, che sono quelle che anch'io provo, che anch'io spettatore sento dentro di me, e che anche a me creano conflitto, disagio, situazioni di precarietà emotiva, vederle rappresentate mi consente di farle uscire da me, no? Di tirarle fuori attraverso quello che vedo e scaricarle su quel personaggio. È lui alla fine che viene ucciso, è lui che alla fine subisce il destino, ma io intanto le ho potute comprendere e le ho potute far uscire. Questo concetto del protagonista che diventa portatore di tutte le mie pulsioni interiori e in qualche modo se ne fa carico, come vedrete, le annienta su di sé, come vedremo, ha qualcosa a che vedere con le origini della tragedia, tema molto complesso del quale accennerò solamente. Dunque, la tragedia non è spettacolo, è rito collettivo perché consente, abbiamo detto, di farsi cassa di risonanza dei problemi della vita, della politica, della città stessa, ma è anche vero che è anche in qualche modo cassa di risonanza di quello che ogni individuo prova dentro di sé e riesce a far uscire da sé attraverso questo effetto di liberatore. E se il tutto, no? A partire, no, vorrei dire prima un'altra cosa, questo effetto di coinvolgimento, pensate a quello che vi dicevo prima, pensiamo di essere rappresentata nel 472, rappresentata nella regia eruzione di energia fenomenale, no? Date il rischio. Il celebre persiani abbiamo vinto, rischi di cadere nella retorica immediatamente. Eschilo rappresenta persiani nella regia dei persiani, quando arriva la madre del re la notizia della disfatta di sé. Quindi rappresenta lo sgomento dei vini, ma è al tempo stesso la situazione degli uccisori. Nella descrizione potentissima, è il più potente di tutti come parlo drammatico, della battaglia di Salamina, della vittoria di Salamina, delle Nadia commessi, voi immaginate, sono passati 8 anni. Cioè nel pubblico c'erano le madri, i figli, le sorelle, i fratelli. Ricordate l'impatto che aveva su di noi, diciamo meglio, sui nostri genitori, il cinema neorealista negli anni immediatamente seguenti alla seconda guerra mondiale. Un nostro genitore non lo vedeva come lo vediamo noi. Ecco, no? Quindi questa capacità di amplificare i temi. E tutto questo a partire dal passato del mito, dai racconti del mito. Le tragedie greche non raccontano niente di nuovo. Non raccontano nulla che non fosse già iper raccontato dall'epica e più che conosciuto da ogni attenzione. Allora, la domanda è se è facile capire, però cercate di far vedere come in una tragedia, che è l'unica peraltro di argomento storico a noi pervenuto come persiani, è facile immaginarsi, no, il coinvolgimento del pubblico, no? Però noi dobbiamo chiederci, ma come può
una tragedia di argomento mitico, cioè di qualcosa di tanto passato, di tanto noto, come può riuscire a veicolare messaggi di un tale rilievo, di un tale interesse civile, da coinvolgere il pubblico così tanto? Appunto, ritorniamo ancora alla risposta. Porre gli uomini di fronte agli impulsi passionali e razionali più estremi. La tragedia ci parla di matricidio, di incesto, di infanticidio, di suicidio, di pratiche di cannibalismo. Sono cose che in qualche modo dimorano negli strati più profondi di noi. E in qualche modo noi, vedendoli rappresentati, riusciamo in qualche maniera a esorcizzarli tutti insieme. Ecco perché rito. Ma al tempo stesso, come si superano questi contatti? Torniamo all'aspetto. Qual è la grande sfida? Ma la legge che Atene si sta dando, il nomos, che la porta fuori progressivamente dal vivere incivile. Questo nomos che Atene propone come paradigma a tutti gli altri è in grado di risolvere questi conflitti, è in grado di trovare risposte, è in grado di additare una vita, una via al vivere insieme positiva. La doppia provocazione. Quando nelle Eumenidi, la terza tragedia dell'Odissea, Oreste finalmente rompe quella catena di lutti che caratterizzava la famiglia degli Atridi e che aveva visto in lui l'ultimo atto più drammatico, il matricidio, ed è il tribunale di Atene, la legge di Atene che lo libera, è una celebrazione potentissima del valore della città. Allora, come funziona lo spettacolo tragico al suo interno? Che rapporto c'è tra gli attori e il coro? Noi di coro ne parleremo, però qualche cosa la dobbiamo dire già oggi. Aristotele ci dice, che è l'unica fonte più ricca che noi abbiamo, ci dice nella sua poetica, che la tragedia nasce da coloro che intonano il ditirambo. Il ditirambo è un canto che ha una struttura metrica, appunto il ditirambo, il doppio giambo, ma è soprattutto un canto in modo chiarissimo rivolto al culto di Dioniso. E Aristotele, dicendo che coloro che suonano il ditirambo, ci dice che la tragedia nasce in ambito dionisiaco. Poi diremo qualcosa di più. Ma ci dice da coloro che intonano il ditirambo. Quindi, prima di essere tragedia, come la vediamo noi oggi, alle origini la tragedia era un canto corale, un canto di un coro. E quindi tutti cantavano la stessa cosa, come sappiamo. È probabile che ad un certo momento di questo coro in onore del dio Dioniso, uno dei coristi, probabilmente il capo coro, si stacca dal resto degli altri, e comincia a dialogare con loro. Perché? Perché comincia a raccontare una storia. Sta in qualche modo prendendo un ruolo autonomo di personaggio. È iniziata un'azione drammatica tra il parlare e il rispondersi di uno con tutti gli altri. Tant'è vero che all'inizio, nelle tragedie più antiche, fondamentalmente l'attore dialoga con il corpo. Poi, probabilmente, proprio Eschilo inserisce un secondo attore, quindi accanto al protagonista abbiamo il deuteragonista, e infine con Sofocle, quando, ci dice Aristotele, la tragedia raggiunge la sua forma classica, abbiamo l'inserimento del terzo attore, del tritagonista. E quindi il coro, che all'inizio era tutto, che nelle prime tragedie era preponderante, viene poi a trovarsi confinato, ristretto in alcuni spazi ben precisi.
quindi una tragedia, fondamentalmente è fatta di parti dialogate degli attori tra di loro, di parti dialogate degli attori con il capo del coro che interviene all'interno del dialogo tra gli attori, e poi è fatto di lunghe parti invece cantate esclusivamente da attori, in cui il coro canta. E canta, questo è interessante, inserendo nella terra del V secolo, si parla l'attico, inserendo degli elementi di dialetto dorico, come se noi a un certo punto mettessimo, posso dire, un po' di siciliano, un po' di una sfumatura pugliese, no? Perché? Perché probabilmente, come diremo, la tragedia nasce in ambiente del Peloponneso. E quindi i cori mantengono questa patina dorizzante, come viene definita. Inoltre, il tutto era accompagnato a diversi livelli dall'accompagnamento di flauto, che serviva comunque a tenere il tono della recitazione, ed era da parte del coro accompagnata da passi di danza. Da una danza più contenuta dell'Eleia, la danza della tragedia, dove dobbiamo immaginare, forse dire danza è troppo, noi dobbiamo forse immaginare che il coro rimanesse fermo sulle gambe, sugli arti inferiori, che facesse dei movimenti del tronco e degli arti, per arrivare invece alla cordax, la danza della commedia, che non aveva niente da invidiare alla nostra taranta, la pizzica, cioè che era un ballo scatenatissimo, anche perché in quel caso non prendeva anche i tamburi. Quindi, insomma, io dico, vada sempre. Greco che recitava era un cittadino libero, un cittadino stimato, questo è molto diverso dai romani, dove per un cittadino romano non può recitare, è disdicevole. Mostrare il corpo per un cittadino romano, quando Cesare vuole punire un avversario politico, lo obbliga a recitare in una rappresentazione di Mino. No? Per il greco non è così, per il greco è così, come sapete, l'attore maschile, se vengono delle maschere di cui diremo, recitava anche le parti. Anche le donne non recitavano, ma anche le parti femminili erano interpretate da uomini che portavano la maschera. Ma diciamo qualche cosa, vi ripeto, ne riparleremo già la prossima volta perché in fondo è la nostra chiave di cultura. Il coro per noi oggi è l'elemento tipico, peculiare di una tragedia greca, quello che la caratterizza. E in qualche modo il coro rappresenta questo desiderio, questa esigenza di collettività, questa esigenza del pubblico e della polis tutta di partecipare alla vicenda. Vincenzo di Benedetto, altro grandissimo studioso della tragedia, ha dato questa definizione bellissima: il coro rappresenta il desiderio ancestrale di sentirsi gruppo, di recuperare l'unità perduta rispetto ai fatti che avvengono, dimensione collettiva. I governi erano 15, 24, 12 a secondo della rappresentazione della tragedia, del dramma, della commedia, e lo si riconosce bene perché occupa quello spazio ben definito che è l'orchestra, alla fine della cavea, no, del teatro, cioè se dicessero che è l'orchestra e poi c'è la scena. Il coro si trova sempre nell'orchestra e entra durante, subito dopo il prologo, entra durante la parodos, appunto che è proprio l'entrata in scena del coro, si dispone sul file e rimane sempre. Quando alla fine della tragedia abbiamo l'esodos, cioè l'uscita del coro dall'orchestra, la tragedia è finita. Sì, ci sono alcune tragedie in cui c'è un attimo il coro è rarissimo, c'è uno spostamento del coro, allora in quel caso abbiamo una nuova parodos quando il coro rientra in scena. Dico parodos perché è un momento molto, noi non lo usiamo più purtroppo, ma è un momento che era molto caratterizzato, perché il coro entrando danzava, cantava, no? E quindi insomma si vedeva come sta la scena, diciamo così. E ora il coro, veniamo anche a noi, no? Veniamo anche alla domanda da cui siamo partiti. È il coro, cioè la domanda se la tragedia della contemporaneità ha ancora un suo senso. È il coro che ci permette una lettura su più livelli della tragedia. È il coro che riflette sulla vicenda che si svolge davanti ai miei occhi. Perché parlo di tre livelli della vicenda? Questo è molto importante.
quando noi vediamo una tragedia, il dramma che si svolge con tutto ciò che gli interrogativi porta con sé agisce su tre livelli. Il primo livello è quello della vicenda rappresentata, quello che succede a Enrico, a Oreste, a Clitennestra, coinvolge lui innanzitutto, no? È lo svolgimento dell'azione drammatica per cui i personaggi sono profondamente coinvolti fino all'ambientamento di se stessi, cioè è quello che vediamo che ci coinvolge. Secondo, ecco, cominciamo a capire anche questo ruolo delle riflessioni corali, c'è un secondo livello di lettura che è tanto trascurato e che forse appartiene più al campo di noi si occupa di studiare il mondo antico, di studiare la letteratura e la storia greca, ma il secondo livello di lettura è quello dell'attualità della polis. Che cosa voleva dire il tragediografo quell'anno alla città? Quale messaggio vuole che arrivi alla città? Quando Euripide mette in scena troiane e il dramma delle prigioniere troiane trascinate via dagli Achei, negli anni in cui ateniesi hanno compiuto forse il gesto più violento del loro rapporto con le città alleate, con la distruzione totale degli abitanti di Melo, non sta forse invitando la città a riflettere sul dramma dei vinti? Di Troiano parleremo quindi non so altro. Quindi ogni anno quella tragedia dice qualcosa all'attualità politica della città, come la commedia. Sono passati la politica, ma anche la tragedia tocca i temi profondi, sfida la città, sfida la legge della città, sfida le scelte della città, diventa coscienza collettiva. E poi naturalmente il foro con il suo riflettere ci invita a quello che stiamo facendo noi, che faremo noi qui. La tragedia ha una sua dimensione universale. Il dramma di Edipo parla all'uomo, di ciascun luogo, di ciascun tempo, di ciascuna epoca. Perché l'uomo che agisce per rimanere nel giusto viene così terribilmente distrutto dagli eventi? Noi non possiamo scendere da questo periodo, non possiamo scendere. E per questo io sono sempre con Bernard, altro nome, che scrive Edipo senza complessi, un saggio bellissimo. Tutte le letture degli eroi della tragedia sono possibili, chiunque può rileggere. Anzi, io direi che gli eroi vivono, ne parliamo oggi perché qualcuno ha continuato a parlarne, a reinterpretarlo, a riattualizzarlo. È più Ulisse l'Ulisse d'Omero o è più Ulisse l'Ulisse di Dante? Tutte le letture sono assolutamente, come dire, lecite. Però non dobbiamo fare un'attenzione, qui l'attenzione è proprio filologica. Dobbiamo stare attenti. Quello che ha visto Freud in Edipo non è quello che ha visto Freud. Allora noi dobbiamo innanzitutto cercare di capire al secondo livello che cosa diceva l'autore tragico alla sua città con questa rappresentazione, poi si aprono tutte le interpretazioni possibili. Lasciando la tragedia e tornando all'esempio che ho fatto, l'Ulisse di Omero non ha nessuna intenzione di rimettersi in bianco, anche se diventa glielo predice. Ulisse di Omero vuole tornare a vita. Dante, che vive in un'altra epoca, che vive in un momento di grande slancio, si immagina il cuore loro. Bellissimo. Ma tutto l'altro Ulisse. Su questo dobbiamo, no? Dare molto. No, perché appunto, quando si va a teatro a vedere la tragedia greca, a parte la tragedia greca si dovrebbe vedere a Siracusa. No, ci sono bellissime messe in scena della tragedia, però questo rischio dell'attualizzazione è molto pericoloso, perché a volte appunto i piani si confondono e non va così. Allora, qui sì, possiamo andare avanti, venite l'ospedale, ma aspettate un finale, ok. Allora, lasciamo stare l'abbigliamento che era sicuramente molto sontuoso, molto ricco, molto caratterizzato, c'erano queste calzature e cotugni che avevano dei tacchi altissimi perché permettevano, infatti, che l'attore venisse visto, no, anche lungo, cioè lo alzavano sul livello del palcoscenico. E poi avevano, non so, le donne portavano una ghirlanda, i re portavano una corona sulle loro maschere, quindi quando alcune donne erano velate, quindi
già l'abito consentiva di capire se non proprio che personaggio fossero, ma che tipo di ruolo avrebbero svolto. Ma è la maschera l'elemento sul quale davvero riflettere, perché la maschera, ora parleremo tra breve delle origini, la maschera ha sicuramente in origine il significato di un'evocazione magica. La maschera vuole richiamare qualcosa, no? La maschera, proprio perché ci si maschera, segna l'atmosfera elevata della presenza, porta fuori dalla quotidianità, differenzia dallo spazio. E ancora, dice Umberto Albini, la maschera è l'elemento immobile, l'oracolo, il destino, mentre la parola è l'elemento mobile ed è l'elemento fluido, è l'elemento della vicenda che prosegue. E ancora Albini dice, perché se le avete viste queste maschere, le vedete anche adesso, nell'enfasi dell'espressione degli occhi, essa è il massimo di vita e il massimo di morte, invisibile e l'invisibile, l'apparente e l'assoluto. Poi naturalmente la maschera consente l'identificazione del ruolo, ma consente anche l'interpretazione di più ruoli, perché gli attori sono tre, ma a volte i personaggi della tragedia sono cinque, sei, sette. Allora, il protagonista svolge un ruolo, il deuteragonista di solito ne svolge due, quindi naturalmente di due personaggi che non possono mai apparire contemporaneamente sulla scena, lui cambia maschera e cambia il personaggio rappresentato. Al tritagonista vengono affidate tutte le parti, diciamo, ridori, cambiando la maschera svolge gli altri ruoli. Poi ci sono le cosiddette maschere mute, sono personaggi che compaiono in scena, non dicono niente, ma hanno degli effetti evocativi fortissimi, per esempio sono maschere mute i figli di Medea, che Medea porta sempre accanto a sé, anche fino a poco prima di uccidere, quindi lo dice di far entrare in scena tutte le volte che vuole far salire l'attenzione, non parlano però, parlano, chiaramente. E naturalmente la maschera, visto che pensate a Gassman, l'attore non aveva modo di interpretare nessuna mimica facciale, perché la maschera era perfetta, ma dobbiamo immaginare che gli attori si muovessero in scena con un'elevata gestualità, molto forte. Il gesto era molto caratterizzato. Altra funzione non trascurabile, forse più vera per il teatro romano, ma anche per il teatro greco, spesso le maschere hanno delle bocche enormi, perché avevano anche una funzione acustica, facevano un po' la cassa di risonanza, una sorta di altoparlante, no? I latini chiamavano la maschera persona fragica. Persona viene proprio dal verbo per suonare, cioè suonare moltissimo, amplificare, proprio perché si creava una sorta di cassa di risonanza. Naturalmente noi abbiamo dalla metà una perdita gravissima, noi non sappiamo nulla della musica. Ci sono studi, tentativi di interpretare alcune notazioni musicali che sono state trovate su un manoscritto, qualcuno ha cercato pure di metterle insieme un po' la musica della tragedia, ma non sappiamo. Invece Aristotele ci dice che proprio della tragedia è il linguaggio adorno, e quindi comprende ritmo, musica, canto, e che soprattutto nella tragedia è dato da parti diverse, perché noi le possiamo un po' ricostruire attraverso i diversi metri, attraverso le lunghezze, le strutture dei versi che vengono utilizzate, perché nelle parti recitate dagli attori si usa il trimetro giambico, che è un verso molto recitativo, molto vicino al parlato, in cui la lossa e il flauto da solo, come vi dicevo prima, tiene il tono per evitare che la voce cali, come succede a tutti quando intoniamo anche un semplicissimo ritmo. Poi c'erano invece le parti corali, che erano caratterizzate da una grandissima polimetria, cioè pluralità di metri, nella commedia ancora di più, cioè il coro cantava evidentemente in modo anche molto melodico, molto diverso, eccetera. E poi c'era questa parte in mezzo, soprattutto questo veniva usata quando
il coro e l'attore, il capo coro recitava con gli attori, c'erano degli intermezzi corali meno decisi, che si chiama paracataloghè. La paracataloghè è caratterizzata da un altro tipo diverso, il tetrametro trocaico, che è più cadenzato e che corrisponde un po' a quello che nelle nostre commedie del Rinascimento e poi veniva definito il recitar cantando, cioè quella recitazione che però aveva quei toni quasi cantati, sia pure con un canto che non aveva tutte le modulazioni, no? Che può avere invece una melodia più. Però ecco appunto, come vi dicevo, insomma, intanto, o meglio, la tragedia forse era molto più vicina, in realtà solo per aiutarci a capire, a ritmi dell'operetta, no? Dove c'erano parti estremamente cantate, parti in cui gli attori recitano una certa e parti recitate, no? Ripeto, il paragone banalizza moltissimo, me ne scuso, però in qualche modo dà l'idea, no? Noi dobbiamo immaginare che la musica, la danza, il movimento erano molto forti, molto preponderanti di questa rappresentazione. Vediamo com'è fatta, ovviamente è struttura, però vediamo com'è fatta una tragedia. Allora, come vi dicevo, la tragedia ha uno schema molto, molto preciso, è uguale in tutte le tragedie, non cambia la struttura di una tragedia. Ha inizio generalmente con un prologo, cioè un discorso preliminare che inserisce nell'azione drammatica, ma soprattutto racconta gli antefatti, perché vedete, come vi dicevo, le storie sono quelle del mito. Allora noi dobbiamo immaginare il mito come una lunga linea retta, che ogni anno l'attore sta conseguendo di quella linea retta, sceglie di narrare un pezzo della storia di Edipo, di Medea, di Agamennone. Il prologo serve a informare di tutta questa storia che tu conosci, io ti racconterò questo pezzetto qui. Questa è la funzione del prologo, un po' sull'antefatto. E Aristotele dice, molto interessante, il prologo è tutta la parte della tragedia che precede la parodo del prologo. Perché appunto noi potremmo dire che l'azione drammatica ha inizio quando dalle entrate laterali il coro entra e si dispone nell'orchestra. Questa è la parodos. E da questo momento, comincia l'alternanza di episodi, 3, ma anche 4, ma anche 5, massimo di durata della tragedia sono 1500 versi. 1000 potrebbe essere una misura, 1002 potrebbe essere una misura retta. In questi episodi appunto gli attori dialogano tra di loro, dialogano col capo del coro, e poi dialogano, però anche hanno delle tecniche di dialogo, per esempio a un certo punto in poi, che evidentemente il pubblico ateniese vuole cominciare a sentire i pezzi di bravura degli attori più noti e più famosi, ci sono le cosiddette resis, i discorsi più lunghi, no? Perché quando c'è un attore deve leggere, no, 10, 15, 20, 30 versi da solo. E all'estremo opposto c'è la sticomichia, cioè quando due attori, un verso tu, un verso io, un verso tu, un verso io, un verso tu, un verso io, o la disticomichia, due versi tu, due versi io, eccetera, nelle parti serratissime addirittura ellenisti, come dice, mezzo verso tu, mezzo verso io, sono i momenti dove, diciamo, sale, no? La tensione sta trovando il suo momento più tragico. Poi ci sono, ancora una volta, come vi dicevo, i momenti di assoluta bravura dell'attore, questo è riservato solo ad alcuni, della monodia, cioè forse prima si fa riferimento all'opera, quando l'attore canta la romanza, no? La monodia era proprio un pezzo di bravura, diciamo così. E questi sono gli episodi. Ogni tanto, ecco la particolarità, ogni tanto nella vicenda davanti si ferma, e come dice la parola stessa, si ha lo stasimo. Si ferma l'azione tragica perché il coro canta. Il coro canta, il coro interviene, illustra, analizza, anticipa, fa le sue digressioni, non interviene mai a modificare la vicenda. Anche quando sa. Ma lo sai che Medea sta per ammazzare i figli, perché non ha avvertigliato? Il coro non interviene mai, sa tutto, partecipa di tutto, commenta tutto, ma non muta lo svolgimento della vicenda.
osserva, interviene, prende posizione. Come lo fa? Con un sistema molto semplice, quando interviene per coppie strofiche. Si dividono a bocca a metà, un gruppo canta la strofe e l'altro gruppo risponde con l'antistrofe. Poi c'è una seconda strofe, una seconda antistrofe, e poi chiudono e riprende l'azione scenica. Così per 3, 4, 5 volte, secondo quanti sono gli episodi, fino a che si arriva alla fine della tragedia all'esodos. L'esodos è quando il coro esce di scena. È l'ultimo. Uscita nella miscela dal coro, segna la fine della tragedia. Ancora una cosa che forse vi interessa, avete sentito insomma dire più volte, il Deus ex machina, che caratterizza alcune tragedie, come tipo quelle di Euripide, è quando la vicenda si è talmente ingarbugliata che non si riesce a scioglierla attraverso gli interventi umani. Allora entrava sulla scena una sorta di impalcatura, una macchina teatrale, al di sopra, insomma, su questa impalcatura era una divinità che sceglieva tra gli uomini e scioglieva lunghe situazioni di dei possono fare quello che vogliono risolvere le cose di uomini. Quindi appunto Deus ex machina, perché veniva portato in scena un'impalcatura tattica e dall'alto, un'impalcatura del teatro tattico, e dall'alto calava sulla scena, o a volte rimaneva anche in alto e scioglieva con la sua parola. Scrive Bertin, grande studioso francese, morto pochi anni fa, forse il più grande studioso della tragedia anche del secolo, scrive: la tragedia monta un'esperienza umana a partire da personaggi noti, ma li installa e li fa sviluppare in modo tale che la catastrofe che si produce, quella subita da un uomo non spregevole, non cattivo, quella catastrofe apparirà come del tutto probabile o necessaria. In altri termini, lo spettatore che vede tutto ciò prova, e qui riprende i due termini di Aristotele, lo spettatore che vede tutto ciò prova pietà e terrore. Pietà e terrore. E dà la sensazione che quanto è accaduto a quell'individuo avrebbe potuto accadere a lui stesso. Ecco il coinvolgimento di cui parlavamo. Quindi noi possiamo dire che lo spettacolo, il rito, è la forma espressiva, il nostro titolo di questa sera, del senso del tragico. La coscienza lacerata, la lacerazione della coscienza che oppone l'uomo al Dio, che oppone l'uomo all'altro uomo, che oppone le leggi della collettività e le leggi del diritto alle leggi ancestrali, alle leggi del sangue, che oppone l'individualità del personaggio alla anonima collettività del corpo. Queste opposizioni. Nella tragedia confluisce l'elemento religioso legato al culto di Dionisio, l'elemento educativo che guida l'individuo a comprendere il senso della sua esistenza nella collettività, ma fondamentalmente la tragedia esplicita sulla scena la percezione della condizione dolorosa che sta alla base dell'esistenza umana. E lo fa con grande coraggio. La tragedia ha questa capacità di porre gli interrogativi peggiori e di non avere la pretesa di dare le risposte. Ma questo noi chiediamo alla letteratura. Che ci ponga i grandi interrogativi e che li lasci lì a maturare. Non le risposte. Oggi in una libreria è difficile trovare un libro di un autore moderno con una storia che davvero ci coinvolge. Mi sembra che tutto si risponda nel portale finale e che tutto debba trovare una composizione, non tutto trova. La tragedia ha questo coraggio, perché nelle vicende normali degli uomini e degli eroi, dovremmo dire molto sull'eroe, ma lo diremo leggendo le nostre tragedie,
perché li definiamo eroi, un essere distrutto, così ne parleremo. Però se ti dico stasera poi. E in ogni, nella vicenda degli uomini, in ogni tragedia, a un certo punto, per tanti motivi diversi, esplode un contrasto profondo. E questo contrasto è insanabile. E determina contrapposizioni, contraddizioni che non si riesce a conciliare. Allora, è proprio in un momento, mi dicevo che la terra è il punto debole, in cui l'emergere dell'io, questa è la gran portata della terra del quinto secolo, l'emergere dell'io spinge gli uomini a riflettere sui valori propugnati da questa sconfinata tradizione del mito che offriva agli autori tragici un materiale inesauribile. Ma questo materiale va integrato nei nuovi valori della polis, deve confrontarsi con questa nuova coscienza di sé che l'uomo greco viene prendendo come individuo, non più come appartenente a una, a come dire, a una morale precostituita. Ma deve essere poi anche messo in discussione questi valori del mito, qui dovrei fare un discorso lunghissimo, non lo faccio, con i nuovi strumenti di indagine che sono quelli affidati dal Logos. Perché nel mito, il mito è parola di verità, una verità che non si discute, perché è il Dio che l'ha rivelata all'uomo, è il Dio che rivela all'uomo, come dire, il mito è eternamente presente. Infatti il mito ha una dimensione circolare. Nel mito tutto è avvenuto in modo perfetto una volta. Gli uomini attraverso la Edo hanno la possibilità di ritornare a quella perfezione. Il Logos, la testa, la faccia, che è l'eco del settimo, sesto, quinto secolo, è quello che facciamo noi. Le azioni degli uomini sono legate a una concatenazione razionale di causa, di effetto. Quindi le vicende vanno indagate, chiamano l'individuo a interrogarsi. Si può continuare, ecco la sfida della tragedia, a riferirsi al mito. Come si fa a dare ancora a quel mito un modello etico in grado di guidare la collettività del mondo? Ecco perché vi dicevo che è straordinario, perché la tragedia ci consente di vedere tutto quello che avviene l'uomo ateniese dal suo nascere alla sua massima esaltazione al suo cadere nella crisi. Abbiamo, come vi dicevo, questo ribaltamento della prospettiva dell'etica, perché nella rappresentazione il dramma è reso vero, è inverato nel presente, è aperto a più interpretazioni, è problematizzato in funzione di quello che avviene nel presente della città ed è in dialogo con quello che avviene nel presente della città. È quello che vogliamo fare noi qui, per vedere se queste vicende dicono qualcosa ancora alla nostra contemporaneità. I drammi che vedremo rappresentati nelle nostre quattro tragedie. E appunto tutte queste vicende, molto note, molto conosciute, sono tutte caratterizzate da un uguale pathos, da un'uguale partecipazione alla sofferenza. Che è originato questo pathos in modo molto chiaro, o da un errore dell'uomo, la famosa hubris, capo di Dracodanza, o molto più, come dire, difficile da gestire questa seconda cosa, da una volontà divina, che però spesso appare oscura e motivata. Il protagonista, perché diciamo, almeno questo diciamo, perché lo chiamiamo eroe? Perché non arretra di fronte a nessuna avversità. Non si tira indietro, agisce. Ed Ivo agisce con lucida consapevolezza, anche quando sa che ogni passo in più che farà lo precipita nel baratro. Ma continua ad agire, perché segue dei canoni di comportamento che sono la drammatica affermazione del proprio io. Esisto e dunque agisco. Si parla spesso di solitudine dell'eroe tragico, e si parla di solitudine dell'eroe scopreo, che ha un grado di solitudine maggiore rispetto all'eroe tragico. L'eroe tragico non è solo semplicemente perché è abbandonato da tutti e porta il peso di un destino terribile, che lo isola dagli altri uomini, ma è solo anche in quest'altro senso,
che solo lui, proprio perché eroe, è in grado di prendere su di sé un fardello tale da annientare qualsiasi altro essere umano e non rimanere schiacciato. Questa è la condizione dell'eroe. Non dimenticare, non rinunciare ad essere uomo quando tutto quello che ti capita si riduce al non essere. Prendere su di sé, e vedremo che anche prendere su di sé ha qualcosa a che vedere con le origini della tragedia. Questa drammatica ambiguità è anche caratterizzata moltissimo, come vi dicevo, sul piano del lessico. Perché nella tragedia questi due mondi, il mondo della città, il mondo del diritto, il mondo della legge che vuole risolvere, che aspira a risolvere i conflitti, e invece il mondo del, come dire, dei grandi interrogativi dell'esistenza, no? Delle categorie religiose, si oppongono. Abbiamo parole come nomos, come dite, la dite di Zeus, la dia, no? Però dall'altro c'è l'ate. Ate è l'accecamento divino del Dio che ti leva la capacità di agire in modo corretto. C'è la hubris, la tracotanza verso di te, che è via, la violenza. Cioè ci sono una serie di termini, e qui stiamo, molto interessante questo, che hanno volutamente questa duplicità semantica ambigua. Pensate un attimo, quando Antigone e Creonte hanno quel conflitto, tutti e due dicono che deve dire al nomos, ma Antigone dice di dire alle leggi profonde, quelle che da sempre esistono, che non sono mai state scritte, e invece Creonte dice l'unica è il nomos, la legge della città. Usano la stessa parola. Perché non si capiscono? Perché una ha la visione religiosa della legge, l'altra ha la visione del diritto. E è ibris sia quella che compie Serse, che si crede pari a un dio dei persiani, e quindi il dio le annienta, e anche ibris è quella di Aiace, che invece della sua estrema solitudine rifiuta ogni aiuto da parte degli dei e per questo arriva suicidato. Insomma, l'eroe è eroe perché si ritrova disperatamente solo in una sorta di terra di nessuno, ma non cessa di vivere appieno la sua dimensione umana. Ma siamo arrivati a dover dire rapidamente, ahimè, un discorso molto lungo che cerco di sintetizzare con gli origini della tragedia. Allora, dall'etica che vi dicevo prima, che costringe l'uditore a seguire il racconto, e se non segui il racconto ti perdi tutto, l'accanto della Edo, e quindi per seguire la storia chi ascolta non ha tempo di formularsi il proprio giudizio, invece abbiamo la tragedia dove, vedendo quello che avviene, io riesco a svincolarmi dal racconto e riesco a interrogarmi sul messaggio che il dramma mi propone, no? Allora, sulle origini della tragedia dobbiamo dire una cosa: neanche gli antichi sapevano come era nata la tragedia. Anche perché quando gli autori tragici che noi possediamo, Eschilo il primo, la tragedia oramai funzionava già da 30, 40, 50 anni e loro stessi hanno perso, quantomeno forse loro la sapevano, non ci rivelano le origini, da loro non ricaviamo informazioni. E le uniche informazioni, ma vedremo che manca un anello della catena, le ricaviamo dall'Aristotele. Aristotele era un maniaco classificatore, no? Che doveva classificare tutto, e nella poetica lui stesso ci dice, vediamo che cosa ci dice. Dice Aristotele: la tragedia nasce all'inizio dall'improvvisazione e da coloro che intinavano il didiambo, un canto orale in onore di Dionisos. All'inizio queste manifestazioni erano brevi e di tono burlesco, perché contenevano degli elementi satireschi. Poi il linguaggio si fece man mano di tono più grave e cambiò anche il metro, che da tetrametro trocaico divenne trimetro giallo. La seconda parte non ci crea bene, ci dice: da un certo punto diminuì il canto e col trimetro giallo si cominciò a recitare. E vabbè, questo l'abbiamo già detto. Naturalmente si arrivò anche a dei toni più gravi, ma il problema è resta, e vi dico subito, il problema rimane insoluto.
quale può essere il collegamento iniziale tra un'azione drammatica che, come dice Aristotele, è celebra un eroe in modo imitativo, per mimesis. I fatti, ce lo dice lui, che ispirano paura e pietà. Che collegamento ci può essere con questo, con un ditirambo, un canto lirico sfrenato di ebbrezza, di vita, di sessualità, di fecondità, di scherzo, di allusione sessuale, come è un canto in onore di Dionisos? Come si uniscono queste due sfere? Come un canto iniziato per celebrare Dione, culto di fecondità dei campi, cioè nella commedia si viene tutto facile, la satira sessuale, ma tutto bene, l'euforia dionisiaca. Ma come si arriva a celebrare il matemata di un eroe che lo portano? Che c'entra con Dioniso? Un eroe che, la cui vicenda ci ispira terrore e pietà. È il risolto, non se lo dice. Altra fonte che ci aiuta un po', Erodoto, lo storico. Erodoto dice che la tragedia fu inventata da Arione. Arione aveva composto un ditirambo e l'aveva affidato l'esecuzione ad un coro di corini. Notizia che troviamo anche abbastanza confermata, però anche qui abbiamo purtroppo una notizia precisa che, la faccio breve, che però tutti voi avete usato il roccio e sapete che non roccio i verbi significano. Primo significato andare, secondo significato tornare. No? La greca funziona così, è dal contesto che si capiscono i significati delle parole. Allora, Aristotele, Erodoto ci dice che a un certo punto in una città, pure qual era questa città, Sicione, si celebravano dei canti in onore di un eroe, si celebravano le sofferenze di un eroe Adrasto, che era un eroe di Argo. Poi, siccome gli abitanti di Sicione vanno in guerra con quelli di Argo, lui abolisce questi canti in onore dell'eroe dell'altra città e li sostituisce con dei canti in onore di Dionisos. Quindi noi vediamo benissimo. Allora, il culto di un eroe, da un certo momento in poi, viene costituito col canto di Dionisos. E quindi tornano le condizioni. Il problema è che quel verbo potrebbe anche significare che restituisce gli iniziali cori in onore di Dionisos. Quindi potrebbe significare che prima era un cuore di Dionisos e poi è diventato una, la celebrazione di un eroe. E quindi fondamentalmente il nostro problema rimane risolto. A noi manca questo anello di capire come un canto celebrativo dell'ebbrezza dionisiaca diventa la celebrazione di un eroe. Non c'è risposta, non abbiamo una risposta. La stessa origine della parola che viene collegata a tragos odè, canto del capro o canto dei capri, perché? Perché i coreuti portavano delle maschere di capro all'inizio, quindi celebravano Dionisos, perché in questi culti agresti di Dionisos un capro veniva offerto al poeta che vinceva, e un capro per una civiltà contadina pastorale è un bel regalo, diciamo. Quindi, in sostanza, però da Erodoto noi ricaviamo che questo termine, questo culto dell'eroe Adrasto, e qui vado sulla, vado verso l'ultima diapositiva, forse tragos, che vuol dire evocare i culti dell'eroe, perché forse si è visto che tragos, con un'etimologia non di origine greca, da un lato tragos è il capo, ma tragos potrebbe essere una parola in cui appunto il tragos, lo spirito di un eroe, viene evocato all'interno di un cerchio magico, e non a caso i coreuti sono disposti in cerchio, e questo coro, disposto in circolo, narra le vicende tragiche di un eroe per evocarle. Anche qui faccio un paragone azzardato, ma anche dall'idea, una sorta di seduta spiritica in cui ci si mette in circolo con i bambini e attraverso il canto si cerca di evocare i padri, le sofferenze di questo eroe. Dunque, se questa visione di Erodoto è vera, Dionisos
a un certo punto, non sappiamo come, lascerebbe il posto a un eroe in cui attraverso il canto si celebra la passione e la morte. Gli antichi non ci permettono di dire niente più di questo. È muovendosi su questo ambito che la risposta più convincente è venuta in questo secolo dalla scuola antropologica novecentesca, soprattutto quella inglese, che ha accettato dei riscontri a questa celebrazione dell'eroe, in particolare un libro fondamentale per chiunque studia antropologia, Il ramo d'oro di Fraser, un libro del 1922. Fraser ha studiato, in modo studi antropologici, i culti delle antiche comunità agricole. Delle antiche comunità agricole e soprattutto i riti che venivano messi in atto, che vengono messi in atto forse ancora nelle comunità, quelle poche che sono rimaste, per propiziarsi la fertilità del terreno, la fertilità delle stagioni. E ha visto un'escalation che forse ci interessa, una successione più che un'escalation, che in qualche modo ci interessa. Cioè, visto che in queste comunità agricole molto antiche si passa attraverso l'uccisione rituale del re in questo. Ogni anno viene, qui ci sono dei giovanissimi che forse si ricorderanno di aver visto il Re Leone di Walt Disney. E il Re Leone funziona così: a un certo punto il vecchio re deve morire e deve prendere il suo ruolo. È bellissima quella scena. All'inizio del Re Leone c'è il vecchio re Mufasa che parla e tutti gli animali lo ascoltano. Alla fine, dopo tutta la vicenda, è il nuovo re Simba che parla, tutti gli animali lo ascoltano, e come proprio aveva fatto suo padre con lui, anche lui alza il cucciolo che è nato. Cioè, in un culto di fecondità, dice che c'entra il re, ma non ho detto questo, il re nelle culture antiche è il popolo. La figura del re, il corpo del re, è il popolo. Questo era ancora per noi oggi, no? L'11 settembre, dovevano portare il presidente degli Stati Uniti, non si sa, perché prendere il corpo del presidente significa colpire lo Stato, no? Questo è il re nel mondo ebraico, dovunque così. Il re è il suo popolo, anche nell'Iliade. È la colpa di Agamennone che non ha ridato la figlia a Crise, che fa cadere la pestilenza su tutto il popolo, perché il re rappresenta quel suo corpo. Allora, vogliamo che il dio Dioniso, il dio della fecondità, il dio di queste culture, conceda fecondità ai campi? Bisogna eliminare il re vecchio, il cui seme non ha più forza per fecondare la collettività, e sostituirlo con il re. C'erano dei culti cruenti, prese da studiati nelle civiltà antropologiche più antiche. Con il tempo, anche perché i re si scocciavano, i re anziani si cominciano a preoccupare, evidentemente, viene sostituito questa figura del re, sono sempre gli studi di Fraser, con lo spirito del grano, simbolo di questo ciclo agrario. Cioè si prende uno della comunità, del villaggio, probabilmente quello che noi chiameremo lo scemo del villaggio, che è tutto contento, gli dicono tu adesso fai il re, e poi lo uccidono. Se avete tempo andatevi a rivedere, si trova su YouTube, la Medea di Pasolini. Nella prima parte lui rappresenta questo rito, nelle comunità armene. Si uccide questo spirito del grano che viene sacrificato e che viene smembrato, fatto a pezzi, e con il suo sangue si vanno a irrorare i germogli, i piccoli del gregge, i capretti, proprio perché questo rito simbolico deve, in qualche modo, questa uccisione rituale deve garantire la fertilità. Allora ecco che, in qualche modo, i nostri conti tornano. Perché l'eroe ucciso, l'eroe sacrificato, sarebbe proprio la vittima che viene offerta al Dio, perché al Dio di Omnino, e perché lui garantisca ancora fecondità alla città, da lui protetta. Questo collegamento è oggi il più avvincente, ed è il più avvincente anche perché ci riporta a un elemento che in tutte le tragedie ritroviamo,
cioè l'elemento dello scontro tra l'elemento femminile, il momento dello scontro tra l'elemento femminile e l'elemento maschile. Perché vedete, i greci sono indoeuropei e quindi hanno una cultura patriarcale. Anche gli dei, no? È il figlio che sostituisce il padre. Uranos viene cacciato da Cronos, Cronos viene cacciato da Zeus, è l'elemento maschile che torna. Ma prima che arrivassero gli indoeuropei, la cultura era una cultura mediterranea e la cultura mediterranea è una cultura della grande madre, della Ormia, la signora della natura. Le statue, le statuette delle civiltà orientali hanno tutte figure femminili con molti semi, con un'enfatizzazione dell'organo femminile, perché ha la fecondità. È la gran madre che ha accanto a sé, un po' come avviene con le api, un paredros, un compagno, che la deve fecondare. E poi non serve più. Viene eliminato e viene sostituito dal più giovane compagno. Quindi forse questo culto dionisiaco che è alle origini della tragedia rimonta anche in Grecia antropologicamente a questo passaggio dalla civiltà mediterranea alla civiltà indoeuropea greca. Ma che rito diventa un problema. Perché finché nella civiltà mediterranea non fa problema che a un certo punto il figlio fecondi la madre, perché è la porta giovane, in una società lineare dove il figlio, prima c'è il padre, poi c'è il figlio, poi c'è il nipote, e dico che confonde tutta questa linea, perché la civiltà maschile va avanti, la civiltà del logos va avanti per linea retta, la civiltà del mito va avanti per linea tonda, e quindi Edipo confonde questi piani e Edipo diventa un problema, diventa il peggiore del problema. Quindi questo eroe che subisce questo destino tragico forse è quello che resta di un'antica concezione che invece appunto legava la morte di questo eroe a un rito in onore del dio Dionisio. L'eroe doveva essere sacrificato perché il suo sangue rinnovasse, no, la fecondità della vita. Questa è oggi una possibile chiave di interpretazione. Poi naturalmente io ve ne potrei citare molte. Questa che vi ho detto è quella che fa riferimento a Untersteiner, che è un studioso di destino, ma poi potremmo parlare, naturalmente potremmo parlare di Nietzsche, dell'opposizione tra l'Apollinio e il Dionisiaco, no? La tragedia recupera il Dionisiaco, che invece tutto il resto della civiltà occidentale, dell'umanistica, esaltando solo lo spirito apollinio, la perfezione, eccetera, ha fatto morire lo spirito dionisiaco, che invece nella tragedia, sarebbe lungo il discorso di Nietzsche, potrei parlare Totem e Tabù, potrei fare il discorso di Freud, insomma, le altre gambe interpretative possibili sono molte, ma questa mi sembra che è quella che più colga nel segno nel rimanere ancorata alle origini della civiltà greca. Andiamo a concludere. E l'ultima slide proprio ci parla di questo, il dialogo con la contemporaneità. E cito proprio Nietzsche, che all'inizio della la nascita della tragedia, il libro fondamentale, inserisce un breve apologo e dice: l'antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il saggio Sileno, seguace di Dioniso, senza prenderlo. Quando quello gli cadde infine tra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l'uomo. Rigido e immobile il demone tace, finché costretto dal re esce da ultimo fra stridule risa in queste parole: stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile. Non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è morire presto. Ora, leggere, come probabilmente sta avvenendo a tutti noi in questo momento, questa scelta del filosofo come un'inconfutabile dichiarazione di pessimismo, a mio avviso significa non comprendere il pensiero di Nietzsche, e quindi non comprendere il senso del tragico del teatro greco che lui voleva mettere in evidenza.
perché coerentemente con lo spirito dionisiaco da cui prende vita e che abbiamo pure cercato di evocare in questo libro di cui vi ho parlato, la tragedia greca esprime un sì incondizionato alla vita in ogni sua manifestazione, anche quelle contrassegnate dal più lacerante dolore. Anche quello è un modo di vivere la pienezza della vita da parte del mondo. Laddove la cultura postmoderna rielabora il tragico in chiave nichilista, nell'incapacità di reagire alla volontà del destino, invece il teatro greco continua a trasmetterci un sapere positivamente definito sull'esistenza, continua a interrogarci su ogni forma di pensiero religioso. A partire da questo punto di vista che intraprenderemo il nostro percorso sulla tragedia greca, su quattro tragedie greche, e precisamente Supplici di Eschilo, Trachine di Sofocle, Troiane e Bacchanti di Euripide, a partire dalle voci femminili dei propri tragici. Dunque, ci vediamo se potete nel 9 ottobre, sempre alle 18:30, con le Supplici di Eschilo. Grazie. Grazie.